Ci sono anche i lottatori di sumo nell'altra saletta, e Sánchez ha un tentativo, la sua è sicuramente una formazione insomma, piuttosto classica, ma c'è un tentativo di trasfigurazione che lui ama insomma, riprendere da Bacon, dall'artista famosissimo che noi conosciamo, Bacon. Come vedete non ci sono dei riferimenti temporali, ma c'è una pura astrazione, come se ci fosse una sorta di inquietudine dell'uomo solo che cerca insomma, di affannarsi verso la vita. E l'altra artista molto interessante è la Tanya Reeves, australiana, di origini australiane. Lei gioca con i colori, gioca con le forme, e infatti le sue insomma, opere di difficile definizione. L'artista stessa dice che le sue sono immagini che ricordano un po' i caleidoscopi. Infatti lei con questi simboli gioca tantissimo, e anche perché il suo è un approccio abbastanza ironico insomma, alla vita. E mentre i quadretti insomma, appunto, che ci richiamano questi 4 simboli che potrebbero essere dei simboli in chiave quotidiana, lasciano sempre una libera interpretazione a chi le guarda, perché con un collega prima si discuteva insomma, su a che cosa si possano alludere insomma, questi simboli che lei mette in rilievo, come fa appunto l'arte pop. Altro artista interessantissimo e ultimo, che io ho definito ovviamente un ritrattista dell'arte più classica. Infatti il suo è un percorso di studi fatto a Firenze. Lui riprende soprattutto dalla ritrattistica ottocentesca. La sua è una tavolozza abbastanza scura, ma quello che colpisce insomma, di questo artista è sicuramente la pennellata dolce, perché ha un tratto molto lieve, e anche se la sua tavolozza è abbastanza scura, e trova invece un largo respiro invece nella geisha che è di fronte, anche se ci soffermava sul fatto che questa signora, volendo, non ha dei tratti somatici tipici orientali. E vorrei ricordare che Hugo Capnot è un artista americano, di origini americane, adottato praticamente in Italia. Infatti tutt'oggi vive a Napoli, ed vorrei sottolinearlo perché da brava napoletana Capnot è anche un paesaggista esemplare. Ricordo sempre che lui ha una pennellata molto dolce e che colpisce molto insomma, lo spettatore. Spero di avervi fornito delle chiavi di lettura abbastanza chiare. Lascio di nuovo la parola ad Angela, vi saluto e grazie. Grazie, vi do la buon proseguimento, spero che gli artisti siano un po' gradimento, ora si beve e si mangia.